buonasera. Le parole proibite di questa puntata sono Musk antisemita. Oggi abbiamo insieme a noi da Los Angeles il corrispondente del Manifesto Luca Celada, che saluto e ringrazio. Ciao Luca. E ciao, Ale, buongiorno. E Ale, buongiorno per te, per noi ormai la giornata volge al termine. E Alex Orloschi da Barcellona, esperto di propaganda informatica, ma buonasera. È stato anche regista, lo conosciamo soprattutto per l'attività social che fa Alex. Io volevo iniziare con il sondaggio che trovate nella nostra app. Elon Musk: le comunità ebraiche promuovono lo stesso odio che non vorrebbero contro di loro. Sei d'accordo? Quindi votate sulla nostra app di servizio pubblico. Vi vorrei far commentare un video. Sono i fallimenti o i successi, forse più i successi che i fallimenti, di Elon Musk. Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo. La rivista Forbes gli attribuisce un patrimonio di 256 miliardi di dollari, ma è anche l'unico che è riuscito a bruciarne 200, per colpa del crollo delle azioni Tesla, per sua fortuna, nel frattempo rientrato. Ma il sudafricano naturalizzato statunitense ha fondato tante aziende, tra cui Tesla, PayPal, Neuralink, SpaceX, Hyperloop e The Boring Company, oltre ad essere da ottobre 2022 CEO di Twitter, nel frattempo ribattezzato X. E proprio X, per ora, sembra essere la spina nel fianco di Musk. Elon l'ha pagata 44 miliardi di dollari, dopo aver cercato di ottenere uno sconto tirando in ballo i bot della piattaforma. Oggi ne vale 19. Nel frattempo, molti inserzionisti si sono ritirati dalla piattaforma e il suo piano per monetizzare l'utenza non sta dando i risultati sperati. Anche SpaceX non se la passa benissimo. Era nata per regalare agli umani il brivido dei viaggi sulla Luna e su Marte. Il primo test si è concluso con una gigantesca esplosione. Il secondo ha vissuto un rapido smontaggio non pianificato, prima di raggiungere l'orbita per fare il giro del pianeta. E anche qui, quelli che si sono collegati in tempo hanno potuto ammirare una maestosa esplosione in diretta streaming. Elon non sembra essersela presa più di tanto, continua ad incontrare capi di Stato e di governo e punta forte su Trump alle elezioni 2024 negli USA. Ma gli scricchioli aumentano, chissà se prima o poi diventeranno valanga. Nelson Mandela diceva: un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. È un conterraneo di Musk, credo che qui finiscano le cose che li accomuna. Ma vediamo poi al centro del dibattito politico Musk. L'ultima intemerata, diciamo, è stato il saluto festoso alla vittoria di Milei in Argentina. Vediamo il tweet dove si è congratulato per la vittoria del nuovo presidente e ha rilanciato in maniera forte la speranza degli argentini di uscire dall'ennesima crisi. Alex, insomma, vediamo che questo Musk passa da un successo all'altro. Ma ecco, io vorrei fare un attimo un paio di precisazioni, che Musk non ha fondato la Tesla. La Tesla esisteva già, Musk è entrato dentro come associazionario con la Tesla, poi ha mandato via addirittura i due fondatori, ma la Tesla esisteva già, era una macchina roadster, e tipo cabrioletta aperta, e aveva dei bellissimi progetti, e poi vabbè, Musk ha fatto un'iniezione di capitali enormi, che grazie alla famiglia di Musk, che si è potuto permettere di fare questi, diciamo, investimenti, come Musk è stato uno dei cofondatori di PayPal, e poi ne è uscito, e come ho visto anche il logo di OpenAI, Musk ha fatto una donazione a OpenAI, come l'hanno fatto moltissimi altri, diciamo, filantropi oppure grandi compagnie a livello mondiale che hanno comunque fatto donazioni a OpenAI, che era, diciamo, un'associazione no profit, una startup open source nata per fare, diciamo, intelligenza artificiale. Quindi secondo me va un attimo ridimensionato quelli sono i grandi successi di Elon Musk. Lui ha avuto delle grandi intuizioni per entrare con i suoi capitali in grandi opportunità. Diciamo che PayPal è stata la prima, e già in PayPal lui voleva già chiamare PayPal X, aveva già questa mania, i suoi soci gli fecero addirittura un'indagine, un sondaggio, diciamo, di quelli, un survey,
e gli dimostrarono che il nome X non andava bene su PayPal e lui insistette tra l'altro di chiamarlo PayPal X, insomma alla fine cadde nel vuoto perché gli dissero guarda lasciamo stare perché il nome X non piace a Alla nessuno. fine ce l'ha fatta però Alex a chiamare X qualcosa. Sì, beh, ce l'ha fatta facendo perdere, diciamo, il valore a Twitter, penso ormai dell'80%, fino a qualche mese fa aveva già perso la metà di valore e creando, diciamo, un bellissimo, invece che uno stadio di MMA o il Colosseo come voveva creare lui, ha creato la più grande lotta nel fango che possa esistere con social media. Cioè tutti speravamo che i social media, l'internet, fosse una nuova forma di espressione, di libertà, potevamo bypassare le grandi corporation. Ricordiamoci Elvis Costello quando cantò Saturday Night Show e una canzone radio proprio contro le grandi big network corporation di allora in America. E invece tra quello che diciamo poi il controllo che fa Zuckerberg con il gruppo Meta, Google che ormai controlla qualunque cosa che stiamo chiedendo sul motore di ricerca, Twitter è diventata, se già era problematica prima Twitter, dopo il licenziamento di tutti i team di moderazione che lavoravano sulle speech. Dopo aver bloccato tutte le API, che per gli spettatori che guardano, le API sono Advanced Program Interface, praticamente è il modo con cui i programmi e le università si collegano a social network o a qualunque applicazione. È praticamente come prendere un grosso Excel che tu poi metti in un database e poi diciamo, lavorare sui dati. Quindi è fondamentale perché in questo momento, se provate ad esempio a vedere i follower di un account antisemita, vedrete che se l'account ha 1000 follower si ferma a 100. Cioè, quindi non potete neanche sapere quali sono i gruppi antisemiti, fare degli studi sull'odio Qui online, ci come si torneremo tra combatte, che poco, si facevano Luca. fino a pochi mesi fa. Su questo tema ci torneremo tra poco. Alex, scusami, voglio sentire Luca Celada da Los Angeles, la percezione di quella parte di mondo, la Silicon Valley, dove lui dovrebbe essere più che santificato, diciamo, dovrebbe avere un peso enorme. Com'è la situazione invece, Luca? Ma come diceva adesso, Elon Musk è un po' il prototipo, no? Di magnate oligopolico di Silicon Valley dai tempi di PayPal. Si chiamava PayPal Mafia quel gruppo, tra l'altro, no? Ne sono usciti diversi manager di molte piattaforme poi divenute centrali, compresa YouTube. Peter Thiel, per esempio, anche lui un personaggio di estremo libertarianismo, quindi di diciamo destra alt-right. E anche la parabola di Elon Musk ha compiuto questo tragitto. Parliamo di una persona che ancora 9 anni fa contribuiva alla campagna di Hillary Clinton, si proclamava moderato, liberal, ed oggi è perfettamente allineato invece con questa galassia molto legata a Silicon Valley, una parte dell'anima di Silicon Valley, un mondo molto maschile, la manosphere, un mondo che sovrappone videoludica e ambienti di destra piuttosto inquietanti, antisemitismo, eugenetica, sostituzione etnica. Disinvoltamente Elon Musk si è mosso verso questo mondo sotto l'egida della assoluta libertà di espressione. Ha portato Twitter a diventare una piattaforma che privilegia questo tipo di comunicazione. E io credo che al di là del personaggio specifico, delle sue foibe e dei suoi sicuramente talenti, io non sono fra quelli che si sentono di dover togliere, denigrare, diciamo, i suoi successi industriali, che pure ci sono. Insomma, Tesla è uno straordinario successo nel mondo delle auto elettriche, i suoi razzi hanno l'abitudine di esplodere, ma diciamo fa parte della parabola calcolata, diciamo, no, da SpaceX. Neuralink ha ricevuto adesso la licenza di impiantare elettrodi nel cranio di volontari, ce ne sarebbero una decina di migliaia in fila. Questo
dall'idea anche dei follower e del livello quasi fanatico di follower e diciamo la tecnofilia che lui racchiude. È un personaggio che a me ricorda Tony Stark, l'alter ego, no, di Iron Man, l'uomo prometeico che tutto può perché sa fare tecnologia. Ma al di là di tutto questo, lui rappresenta questo tipo di figura che è molto del nostro tempo. L'oligarca ricchissimo, il cui patrimonio equivale a un PNR, diciamo, quindi ricevuto nelle cancellerie di tutto il mondo, ascoltato, e da cui gli stati nazionali dipendono sempre di più. Un uomo che ha, attraverso il suo sistema Starlink, è riuscito a donare internet all'Ucraina, sottraendo diciamo quell'infrastruttura dai bombardamenti russi, e poi a cambiare idea e a toglierla in seguito a una telefonata con Putin. Oppure l'uomo da cui gli Stati Uniti dipendono non solo per le operazioni ucraine, alla fine hanno sborsato un numero imprecisato di milioni perché lui continuasse a offrire questo servizio, ma anche per tornare sulla Luna. Insomma, rappresenta questo nuovo tipo di figura quasi istitutiva degli stati nazione. Insomma, a proposito di quello che stai dicendo, capi di Stato che hai incontrato, vorrei farvi vedere l'incontro con Netanyahu prima dello scoppio chiaramente della guerra a Gaza, prima dell'attentato di Hamas, però qualche mese fa, non era molto tempo, un incontro molto particolare. L'incontro tra Elon Musk e Benjamin Netanyahu era necessario per il tycoon. L'Anti-Defamation League ebraica, con sede a New York, continuava a stargli con il fiato sul collo e a segnalare che l'incitamento all'odio era aumentato da quando Elon ha preso il controllo di Twitter. E non solo, perché era stato lo stesso Musk a ritwittare contenuti che attaccavano George Soros e a decidere di sbloccare account chiusi dalla gestione precedente di Twitter proprio per le accuse di antisemitismo. Quell'incontro è servito a Elon per ripulirsi in pubblico dalle accuse di antisemitismo, ma è servito anche a Bibi, che all'epoca si trovava al minimo della sua popolarità per la riforma della giustizia, e che così ha potuto incitarlo a combattere comunque l'antisemitismo, ma entro i confini del primo emendamento. Il resto sono affettuosità, ma per uno che Bibi ha definito il presidente ombra degli Stati Uniti e l'erede di Edison, non è stato certo un dispiacere. Ricordando il sondaggio di oggi, perché è tratto da un tweet che vogliamo far vedere proprio adesso, che ha rilanciato appunto Musk, dove le comunità ebraiche vengono appunto accusate di promuovere lo stesso odio che spesso è rivolto contro di loro. Quindi ha rilanciato questo tweet. È un oligarca così potente da essere forse più potente di uno stato sovrano. Alex, è così o non è così? Ma si inchinano perché giustamente un governante fa un po' il suo gioco, visto quello che interessa è portare le mega factory di Tesla nel loro paese. E però ti posso assicurare che ha dei grossi problemi sia con gli Stati Uniti, con i servizi, con il Dipartimento di Stato, che ha offeso varie volte. Teniamo conto che Elon Musk è americano di acquisizione di passaporto, ma non potrà mai essere presidente degli Stati Uniti, perché per essere presidente degli Stati Uniti devi essere nato negli Stati Uniti, come è il caso di Obama e come non è il caso di Schwarzenegger, che sarebbe potuto essere un ottimo candidato da parte dei repubblicani, perché avrebbe anche preso voti nella sponda dei democratici sicuramente, ma non può essere presidente. Infatti si pensava addirittura di cambiare questa legge. Ma comunque essere nato negli Stati Uniti è importantissimo. Quindi il presidente Obama no, perché è stato sotto controllo anche da parte della SEC per la questione quando lui ha comprato Twitter. Non ha comprato Twitter perché voleva comprare Twitter, è stato obbligato a comprare Twitter, perché quando lui fece la dichiarazione di acquisto e la stessa Twitter con Jack Dorsey e tutto il CDA fecero praticamente una denuncia chiedendo che, visto che era stato poteva cambiare, diciamo, quello che era il valore della borsa, lui doveva accettare, loro avevano accettato l'offerta, quindi lui doveva comprare Twitter e la comprò. Già in quel momento Twitter valeva un 10 miliardi di dollari in meno rispetto al valore dichiarato di 44 miliardi di dollari. Dopodiché, con il suo avvento, è crollato totalmente il valore. Quindi in questo momento ha in mano un bel problema, anche perché la metà dei soldi sono messi da dei fondi arabi.
Ma Twitter è davvero il luogo della propaganda antisemita? Cioè lui spinge, sì, per questa propaganda, Musk? Sì, 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 assolutamente. Cioè, i problemi di propaganda antisemita ci sono da anni, ci sono con la gestione antecedente, però erano abbastanza, diciamo, reattivi, per modo di dire, nel senso che ci mettevano del tempo, tu devi fare degli studi, gli studi li facevi collegandoti ai loro server e potevi farlo gratis. E vi faccio un esempio: io in questo momento, se dovessi fare uno studio sull'odio sull'odio, sulla islamofobia e sull'antisemitismo su Twitter, dovrei mettermi circa 300-400 mila euro di budget e prendere l'abbonamento annuale per accedere al loro server, che costa 600 mila dollari. Quindi immaginate voi, prima si faceva gratis, infatti le università hanno grossissime difficoltà in questo momento, e anche le istituzioni europee o statunitensi, a fare degli studi su quello che è l'odio, perché non c'è maniera di poter leggere la completezza dei dati di Twitter. E sì, ci sono fortissime, già all'epoca con Trump avevamo tutta la parte di white supremacist e di hate speech, fortissimo da parte degli Stati Uniti. Metà degli utenti di Twitter sono americani, però è vero che è l'unico social network che è real time, quindi se io pubblico adesso un avvenimento, che c'è un terremoto, mettiamo in Emilia-Romagna, dopo 3 secondi qualcuno in Giappone può leggere il mio tweet. Questo non succede con gli altri social network, per una questione di distribuzione dei server e di programmazione e come sono state costruite l'architettura dei social network. Quindi l'unico è Twitter, però c'è solamente un 20% degli utenti che sono attivi sulla piattaforma di Twitter. Quello che fa è di lavorare molto sugli stakeholder, quindi sono i giornalisti, le news, che seguono molto gli avvenimenti su Twitter, perché i grandi leader di tutti i paesi e anche i grandi manager spesso sono su Twitter. La classe dirigente è su Twitter, diciamo, quindi ha un impatto, un'influenza molto forte fare un tweet. Sì, c'è un impatto molto forte, anche se ti dico in questo momento c'è un cross-platform, una diversificazione di quelli che sono i social. TikTok conta moltissimo con, diciamo, la parte più giovane, anche se a livello politico non funziona, non è la piattaforma adeguata, però credo che Elon Musk avrà grossi problemi per le prossime elezioni, sia tedesche che europee e che quelle americane, nel senso che rischia grosso se lui non amplia il team di moderazione e cambia i toni che sta utilizzando. Rischia grosso sia negli Stati Uniti che in Europa. Luca, rischia grosso negli Stati Uniti Musk? Questo è da vedersi. Io credo che intanto non ha bisogno di essere presidente degli Stati Uniti, perché appunto no, io credo quello che veniva detto, che è una specie di presidente ombra. E io questo mi sembra che non ci sia dubbio, cioè la cosa strana è che nelle vicende che abbiamo seguito, quella dell'Ucraina sui permessi del suo servizio internet agli ucraini o meno, sulle operazioni di SpaceX, è uno che si è permesso di non ascoltare quello che gli chiedeva il Pentagono, di decidere di suo, di sentire Putin eventualmente, e poi, diciamo, venire a patti col Pentagono facendosi pagare. La NASA, il suo primo decollo di SpaceX non era stato autorizzato dalla FAA, la Federal Aviation Administration. Lui l'ha fatto lo stesso, in seguito non è stato neanche, diciamo, sancito. Diciamo che il Netanyahu, l'incontro che avete ricordato, io l'ho seguito, era straordinario, perché intanto un capo di Stato ha fatto 5.000 chilometri in più, è andato a vedere lui prima di andare all'ONU, chiaramente un incontro che serviva a entrambi, ma seguendo quell'incontro la figura subalterna era Netanyahu, che gli faceva una specie di intervista vezzeggiativa, continuava ad adularlo, a congratularsi sulla sua enciclopedica cultura, perché lui avrebbe, e questo lo ripeteva Netanyahu, fa parte della mitologia che lo circonda, da bambino letto l'intera enciclopedia britannica quando si annoiava a casa sua. Ecco, diciamo, quando poi uno ascolta
ascolta Elon Musk, con tutto che, ripeto, è senz'altro brillante in molti rispetti, non è poi un pensatore profondo. Spesso sembra un frat boy, diciamo, ha una goliardia anche piuttosto, no, superficiale, e quindi tutto indica appunto che ha un potere già straordinario, trasversale, transnazionale, e questo ci deve far riflettere. Se Netanyahu lo chiamava l'erede di Edison, io lo vedrei come erede anche, cioè non è una novità, no? Il capitalismo cioè, Luca, ma non trovi che sia strano che venga definito da una parte da Netanyahu l'erede di Edison, quindi lo si esalti, e dall'altra è lui il megafono dell'antisemitismo nel mondo? Non c'è contraddizione in questo? Sì, c'è una contraddizione, ma ti ricorderei che noi viviamo nel presente della contraddizione, dove non solo c'è stato Trump, ma è stato eletto Milei, e dove c'è Orban, e dove, insomma, la post-politica ha altre regole, altre delimitazioni, dove spesso l'estremismo, il fanatismo prende il posto dell'ideologia e dello statismo. Stiamo parlando di un luogo dove il tweet conta più di un programma politico. Un uomo come Donald Trump non ha avuto bisogno di avere un programma politico, e né ne ha bisogno ora, presentandosi di nuovo come candidato e con buone probabilità di riuscita. Quindi in questo mondo un personaggio come Elon Musk si inserisce, trovo, perfettamente, non che non sia inquietante, perché Twitter, lui, sotto il pretesto della totale libertà di espressione, ha intenzionalmente tolto i filtri, no, la moderazione dei contenuti, che, come sappiamo, è un problema molto complesso, che non ha una risposta chiara, ma ormai sappiamo che i contenuti estremisti, fanatici, antisemitici, il hate speech e l'odio che c'è online, ha delle conseguenze molto reali proprio sulle tenute delle democrazie. Ecco, Elon Musk sta dalla parte sbagliata. Gli scandali su Musk non sono mancati. Uno è sicuramente quello che vi vogliamo far commentare adesso. $250,000 per un complotto? Deve esserselo chiesta la hostess che lavorava nell'equipaggio di cabina della flotta di SpaceX, l'azienda che dovrebbe portare gli uomini sulla Luna e su Marte, ma che per adesso ha fatto lavorare soprattutto i pompieri. Lei ha ricevuto la somma per starsene zitta e non raccontare in alcun modo quello che è successo, ma qualcosa è traperato lo stesso. La donna, ex membro dell'equipaggio del Gulfstream, l'aereo privato che Musk utilizza per i suoi spostamenti, è stata incoraggiata dall'azienda a prendere una licenza da massaggiatrice per avere più turni di lavoro. Poi, un giorno, il tycoon le ha chiesto un massaggio completo, presentandosi nudo e con il pene in erezione, e promettendole in cambio in regalo un cavallo. Lei ha rifiutato e per questa è stato oggetto di mobbing. Quando si è accorta che ormai non la chiamavano più, ha contattato un avvocato del lavoro e poi ha accettato la somma con la promessa di non intentare causa e con un accordo di non divulgazione della vicenda. Dopo la pubblicazione della storia su Business Insider, Musk ha detto che si trattava di un attacco politico contro di lui, e che se fosse uno incline alle molestie, questa non sarebbe la prima storia del genere. Ma se era innocente, allora perché ha pagato? Perché ha pagato, Alex? Questa è la domanda, ma la domanda ulteriore che ti voglio fare è: si può scindere l'uomo Musk, il suo vissuto, nato a Pretoria, un africano era a tutti gli effetti, diciamolo, con le idee di Musk? Ma allora, sinceramente, beh, non posso, conoscendo molto bene il Sudafrica, ci ho vissuto, ci ho lavorato e conosco bene un po' l'ambiente da dove può essere uscito Elon Musk, e non è, diciamo, dei più democratici e aperti. La cosa interessante riguardo questo scandalo è il fatto che comunque Elon Musk ha avuto una relazione con Grimes, che è una, diciamo, artista poliedrica di musica elettronica, DJ abbastanza conosciuto negli Stati Uniti, è suonato anche a Coachella e in altri festival. E Grimes, e tra l'altro Elon Musk, si sa, questo è risaputo, fa utilizzo di alcune, diciamo, sostanze,
e a parte beh, la cannabis che comunque è legalizzata in moltissimi paesi negli Stati Uniti, comunque fa uso anche di chetamina. Chi è esperto comunque di festival rave o cose del genere sa esattamente la potenza che ha la chetamina. Sembra che lui si faccia dei microdosi di chetamina, comunque questo può essere uno dei fattori anche che scatenanti riguardo al fatto che ogni tanto fa dei tweet fuori luogo. A parte quello, sembra che stia aspettando il terzo bambino, forse è già arrivato, non lo so, perché non seguo il gossip, però una cosa importante nella sua vita, che non sta mai commentata, che a un certo punto questa cantante, tanto anche una bella donna, ha lasciato Elon Musk e ha avuto una relazione con Chelsea Manning. Chelsea Manning è la soldatessa Ricordiamo chi è Alex. Chelsea Manning è la soldatessa, che è una donna transessuale, che quando era soldato nell'esercito americano passò i video a Wikileaks e a Julian Assange riguardo quello che erano i crimini di guerra perpetrati dagli elicotteristi a quel tempo americani che sparavano su persone innocenti, che si vedeva chiaramente che non erano, diciamo, facevano parte dell'ISIS o dell'esercito contro gli americani, quindi avevano ucciso delle persone innocenti. Poi penso che in carcere ha avuto la trasformazione, è stata poi graziata da Obama. Quindi Elon Musk, un uomo che può avere tutto, che può stare con questa bellissima DJ, conosciuta negli ambienti underground e non, comunque conosciuta negli Stati Uniti, come dire una specie di Bjork americana, che può avere tutto, che adesso vediamo lo scandalo che abbiamo sentito adesso della hostess dell'aereo personale, però a un certo punto viene lasciato e se ne va con Chelsea Manning, Grimes, dopo un certo numero di figli. Quindi non è che abbia tutto questo successo anche nella vita personale, lui ha molti problemi a farsi accettare. È visto comunque come una persona, ma anche un po' malvagia da moltissimi americani e specialmente nella Silicon Valley, cioè quello che ha licenziato praticamente tutto il team di Twitter di colpo, decine di persone. E in Europa non è rimasto quasi più nessuno a Twitter. Se qualcuno vuole chiamare Twitter, che ha contatti diretti come li avevo io prima, per una questione ad esempio di odio online o di cyberterrorismo, qualunque cosa, praticamente c'è rimasta una sola persona di un team prima di 20 o 30 professionisti. Quindi io vedo per lui un futuro non roseo. Non roseo perché è incontenibile. Ha perso l'altro giorno con quella dichiarazione, ha perso il 4% delle azioni e è facile che avrà delle sanzioni in Europa se lui non segue le regole del Digital Services Act riguardo quello che è la moderazione online. Infatti l'Unione Europea ha tolto la pubblicità, come l'ha tolta anche l'IBM, ha tolto la pubblicità da Twitter. Ma attenzione, questi sono gli ultimi due, perché da inizio gestione Elon Musk ha perso metà dei grandi advertiser, delle grandi aziende che facevano pubblicità su Twitter. Quindi ha grossi problemi proprio di turnover, di incassi in questo momento Twitter. È un buco senza fondo, quindi vediamo quanto durerà. Luca, anche negli Stati Uniti ha perso fondi, sostegni economici come in Europa. L'altro giorno, lo ha ricordato Alex, l'Unione Europea ha tolto le sponsorizzazioni. La stessa cosa avviene negli Stati Uniti oppure no? Sono d'accordo con Alex che Twitter è il suo tallone d'Achille. Sicuramente è un'operazione frutto del suo, diciamo, lato ego narcisistico più che del suo fine talento finanziario e d'affari. E questo gli sta costando piuttosto caro. Non andrei invece fino al punto di dire che di prevedere un suo collasso, fallimento su tutta la linea. Direi, ripeto, che come ha dimostrato la sua recente biografia di Walter Isaacson, è una persona con molte sfaccettature, molti demoni. Lui stesso, quando ha ospitato Saturday Night Live un paio di anni fa, ha detto di essere sullo spettro autistico, ha delle questioni di socialità. Tra l'altro ha 11 figli, non due o tre, con tre o quattro donne, mi sembra. Uno si chiama X, by the way, quindi vedi, Questo cioè, è riuscito a chiamarlo anche, X parlavo tu così. in qualche modo doveva metterlo Sì, anche come nome al figlio. insomma, ecco, quindi un giovanotto adesso ha ricevuto questo regalo dal padre. Ma
Io credo che, ripeto, lui è al di là delle, diciamo, peculiarità personali che più che a Edison o a Henry Ford, in mia opinione, lo avvicinerebbero ad Howard Hughes. Non so se vi ricordate il miliardario degli anni 40, produttore di cinema che aveva storie con Ava Gardner e mezze tutte le attrici di Hollywood, faceva gli aeroplani, quindi era un visionario tecnologico, e finito poi chiuso in una stanza d'albergo per gli ultimi 15 anni della sua vita. Tutto è possibile. Quello che a me mi sembra interessante è che Elon Musk, come ha detto Ronan Farrow nel suo bel profilo su New Yorker, è veramente l'espressione di questo momento storico e di questo momento di tardo capitalismo che esprime queste figure, soprattutto a Silicon Valley, da Zuckerberg a Bezos, che non sono contenuti ed hanno un potere smisurato. In Europa esiste, e mi riferisco al Digital Act dell'Unione Europea, è un passo importante ma molto isolato. Negli Stati Uniti queste persone, queste corporation, questi nuovi centri di potere capitalistico sono pochissimo regolati e pochissimo contenuti. Elon Musk lo rappresenta meglio di tutti gli altri, è un po' inquietante perché ha anche poi collegamenti con un certo mondo post-politico che, non lo so, di qui a un anno potrebbe far parte integrante di una nuova America trumpiana che preluderebbe veramente diciamo, un declino democratico serio nella superpotenza occidentale. Per questo faremmo bene a prestare attenzione. Beh, a chi non piace questo tardo capitalismo, io credo che convenga scaricare l'app di servizio pubblico. Ringrazio per la loro presenza da Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, e Alex Orloschi, esperto di propaganda informatica. Lo trovate con il suo profilo Twitter quasi tutti i giorni a spiegarci le cose che vanno bene e soprattutto quelle che vanno male. Grazie, a presto.